Benvenuti ad una nuova puntata speciale di Dietro la Notizia. Oggi in studio una persona che ha lottato per essere una donna e ora è felice. Prima si chiamava Giovanni, ora Alessia. Elegante, bella, intelligente, dolce e decisa al tempo stesso. Subito dopo la sigla cercheremo di farci raccontare la sua straordinaria storia che ha appassionato l'opinione pubblica. Sigla! Bene, dopo la sigla torniamo in studio ed è con noi la bella Alessia Cinquegrana. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Salve, buongiorno. Una dura battaglia nella vita con anni difficili e insomma alla fine hai vinto. Adesso com'è la tua vita? Sei felice? Allora, innanzitutto buongiorno e grazie di avermi invitata in questa bella intervista che faremo. Sono felice, è una bella parola. La vera felicità per tutte noi donne ne vada di giorno in giorno. Non c'è un periodo che uno è più felice, c'è un periodo che si sente più triste perché la vita va combattuta. Del resto un po' per tutti è così, insomma. Per tutti è proprio così, allora la felicità si acquista giorno per giorno. Qual è il tuo rapporto con la religione? Io sono molto cattolica e infatti al mio matrimonio desideravo proprio il matrimonio benedetto da un pastore, ecco, da un parroco. Questo dobbiamo dirlo, tu sei stato in Italia la prima trans che ha fatto il matrimonio in chiesa, me lo confermi? Non era proprio in chiesa perché non si è potuto per via del Vaticano, però tramite un pastore della chiesa ecumenica episcopale ci è venuto ad offrire per fare questo rito religioso. Abbiamo organizzato una cappella di Aversa per fare che sì, che sarebbe come una chiesa. Un matrimonio. Diciamo, a te è stata riconosciuta la riattribuzione di sesso senza intervento. Quindi certo. È stato un giudice, è stato un percorso difficile. Allora, il mio percorso di interventi sì, è stato abbastanza difficile, però se mi devo dire che proprio la causa del documento, del cambio anagrafico, no. Ci sono stati giusti 11 mesi e ho fatto tutta la sentenza. Quando ti sei resa conto che stavi bene con te stessa e volevi lasciare Giovanni per diventare Alessia? Allora, mi sono sempre resa conto, sempre, già da piccolino. Non vedevo che comunque tra i cuginetti, tra amichetti, a me qualcosa all'interno di me era diverso. Poi a 13-14 anni le prime cotte, vedevo che comunque l'occhio andava più sul maschietto e mi rendevo conto sempre di più, al punto di fare 18-19 anni e prendere le mie scelte. Quindi con i compagni nell'età, diciamo, adolescenziale, ha avuto dei problemi? C'era qualche sorrisetto particolare? Certo, c'era, però io ero un carattere che mi sono sempre fatta voler bene, anche se loro percepivano che comunque io ero un po' diverso da loro. Non mi hanno rimasto mai sola, devo dire la verità. Ho avuto sempre, anche un'infanzia piccolino, ho avuto sempre una comitiva, che poi in certi posti mi portavano e in certi no, questo lo devo dire. Non tutti, per esempio, il sabato sera quando uscivano, che dovevano andare a conoscere l'amichetta, la fidanzatina, là mi vedevo che mi rimanevano sola. Invece tutta la settimana poi chiedevano proprio la mia amicizia. E tu ci stavi male? Un po' sì, perché poi mi rendevo conto che a fine settimana rimanevo solo, diciamo così. Poi crescendo siamo molto deboli nella nostra infanzia, poi crescendo si acquista questa autostima di te stessa che non ti fa niente più. Anche perché tu sei costretto a farti una corazza in tutto sì, questo. Quindi gli anni te la fanno fare. I tuoi genitori che cosa ti hanno detto quando tu dimostravi una certa femminilità? Allora, mia mamma mi ha sempre capito, sempre dal primo giorno è stata, l'ha capito che una mamma comunque capisce del figlio, è inutile dire di sì e dire di no, chi non capisce vuole essere egoista, devo essere sincera, anche se è difficile, però mio padre ci sono voluti anni e anni. Alla fine? Alla fine sì, ce l'ha fatta anche lui a capire questa situazione, ma dopo diversi anni. Subentrato l'amore del papà e la figlia? Sì, dopo lunghi anni. Qual è stato il momento tuo più difficile in questo passaggio?
Allora, il momento più difficile è l'inizio della relazione con mio marito, perché comunque io sono stata sempre un carattere così forte e sono cresciuta da sola, anche se ho avuto mamma, perché comunque i miei propri genitori sono divorziati da tanti anni. Allora, tutto quello che volevo l'ho sempre ottenuto, anche con seri sacrifici, però il momento della relazione con mio marito è stata molto difficile, che ancora oggi purtroppo non viene accettata Non dagli volete. occhi di tutti. Il Senti, qual è stato invece il momento più bello per matrimonio. matrimonio. Il Il matrimonio solito, perché il sì, coronamento. perché era una cosa che io sognavo da piccolina. Perché io le spose sempre da piccolina tenevo sta cosa di correre, di vederle tutte. E poi sto abito bianco io lo sognavo proprio da piccolo, non so, ma pure in tutti questi periodi di anni facevo vicino a mamma, come mai mi sogno il vestito da sposa? Che poi si dice che la sposa nel sogno non porta bene. E invece io comunque facevo, porta sì che un giorno ci arriverò. E infatti su questo lui. Certo. Alla fine ha condizionato anche il tuo lavoro, che dopo ne parleremo alla fine. Quando vi siete conosciuti con Michele? Ci siamo conosciuti diversi e diversi anni fa Lo perché. ricordiamo, Michele è il marito di Alessia. Sì, ci siamo conosciuti lunghi anni fa perché noi frequentavamo un'associazione della Madonna dell'Arco Insieme, eravamo una sola comitiva e poi pian piano ci sono state le prime cose, anche se Michele all'inizio era turbato su questa cosa perché non vedeva altro, devo dire la verità. E poi pian piano il mio carattere, gli sono stata molto vicina per varie problematiche e ci siamo trovati innamorati. Quindi quando hai capito che, diciamo, Michele cosa ti ha detto che ti ha poi convinto e che in qualche modo tu hai capito non può essere il mio migliore amico, ma qualcosa in più. No, non mi ha detto mai una cosa proprio perfetta, dice, sai, tipo un ti amo, una cosa del genere. Era tutto che la nostra passione, pure all'interno dei suoi, giorno per giorno cresceva sempre di più e vedevo che questo ragazzo debole, perché anche lui è molto debole, si legava sempre di più ai miei sentimenti. E allora abbiamo fatto una fase proprio dall'amicizia, forte, forte amici, e poi ci siamo trovati innamorati. Soprattutto lui si è trovato innamorato di questa persona che ancora oggi, se gli fai un perché, lui non ti sa rispondere. Quindi diciamo che in qualche modo lui assimilava, metabolizzava i tuoi conflitti, perché tu raccontavi, parlavi Sì, con lui. certo, no? È perché eravamo molto amici a te. Lui mi raccontava della sua fidanzata, mi raccontava delle sue cose con i Tu suoi. eri gelosa? All'inizio no, perché comunque io lo vedevo come un mio amico, lo volevo bene come amico e voleva che doveva stare bene. Poi dopo un anno, 2 anni di frequentazione, di amicizia, che non c'è stato mai niente, mai, non lo so, all'interno di me sentivo qualcosa diverso verso Michele. Io l'ho iniziato a far capire, passando dei mesi anche lui ha percepito e così, cioè è Chi stato. invece, chi ha osato di più, chi ha osato Io, per la devo prima essere volta? sincero, sì, perché era molto chiuso. Ricordi qualcosa di quel momento? Ma sì, mi ricordo che comunque gli dissi. Non lo so che mi sta succedendo, quando ti guardo mi sento presa diversa. Lui mi disse fammi stare tranquillo perché non è una situazione che mi appartiene. Quindi inizialmente noi siamo rimasti Inizialmente un po'. molto, molto freddo, poi andando avanti si rese conto che questa persona era molto forte per lui, perché lui è un ragazzo molto debole. Senti, quando avete deciso poi di sposarvi? E vabbè, dopo tanti anni. Sono 13 anni di storia. La storia è partita nel 2006 come per gioco, diciamo così. Mai a pensare comunque, poi c'è stata una Anche battaglia. perché eravate molto, molto giovani Sì, pure. io avevo 18 e lui 19, poi c'è stata una battaglia lunga, Aversa è un paese molto chiuso che poi dopo anni ha aperto le porte come si Alessia, tu deve. sei di Aversa, Sì, giusto? di Tuo marito invece? Aversa tutti e due, Anche lui. abitavamo a 500 metri. Qual è stata la reazione della gente quando hanno sentito parlare addirittura di matrimonio? 50% negativo, 50% positivi, infatti si leggeva dei commenti, però poi siamo stati ben acclamati perché hanno capito veramente io come sono, la persona che sono, perché poi nella vita conta quello, Beh, certo. non conta l'esibizionismo, ma conta veramente nella realtà tu come sei fatta veramente. E io sono di un'umiltà unica, che poche ne vedo in giro. Dove vi siete sposati invece? Ci siamo sposati al comune di Aversa, siamo sposati al comune di Aversa, poi abbiamo fatto il primo matrimonio civile, tutto dove ci fu quel grandissimo boom
giornalistico il 27 aprile e poi il 13 luglio io volevo la festa religiosa. Ora possiamo dire, a parte la tua felicità, la tua realizzazione del momento, sei un'imprenditrice, ormai ti conoscono tutti, ci parli un po' del tuo lavoro. Dopo il nostro matrimonio, io sono un'ex ballerina, ho avuto una scuola di danza per tanti anni proprio come insegnante. Poi un po' la problematica di fare la transizione mi ha portato diversi problemi, in amore pure non è stato facilissimo tra me e Michele, e allora scoppiò questa cosa di chiudere la scuola. Avete conflitti spesso, Tra di noi, tra me e lui. come una normale coppia, Sempre, diciamo. non passa un mese, anzi pure ogni settimana, però penso che è normale, solo che poi mi sta tanto vicino, mi calma perché io sono molto nervosa e lui a volte, diciamo che siamo fatti un po' l'uno per l'altro, anche se non si direbbe, perché mentre io calmo a lui calma me. Mentre nel tuo lavoro, tu che cosa, nel tuo atelier, che cosa tratti in particolare? L'atelier nasce come sposa, comunione e cerimonia. Amo molto l'abito sartoriale perché già di mio, già da prima, ho sempre amato che le sarte mi cucivano ciò che io desideravo veramente. E pian piano voglio far arrivare questo messaggio di una donna, quello che desidera, che potrà essere realizzato. Il vestito che porti adesso? Sì, questo è un tailleur fatto e ricamato Da te. nella nostra atelier, sì. Ho sarte professionali che lavorano nel settore di Sei sartoria. dipendente, no? Sì, certo, c'ho commessa, sarte, è dura, però pian piano con la fede di Dio, sperando di crescere, di farmi conoscere e di dare un ottimo risultato. Senti, dove avete voi l'atelier esattamente? Ad Aversa proprio I via tuoi l'Europa. clienti chi sono? Sono delle persone curiose perché vogliono vederti, oppure una clientela, Ma ci diciamo, può stare normale? anche che qualche curiosa viene, però poi dopo conosce la vera Alessia chi è e si fa tutta un'altra immagine. Ci sta chi entra che non sa niente, se ne può accorgere, se ne va un po' turbata, poi torna e Turbata, diventa. diciamo, un barolone, Sì, turbata. se ne va comunque che non se ne accorgeva, non sapeva di me, se ne può accorgere e rimane così un po'. Però poi dopo mi credi che anche con i clienti sono un carattere, perché quelle vengono 3-4 volte per misurare Certo. l'abito. Alla consegna dell'abito si rimane un po' male perché si diventa come una famiglia. Talmente che sono umile, talmente che sono piena di sentimenti, mi affeziono sempre quasi a tutti. E là sbaglio, perché non ti devi affezionare subito. Però la gente lo capisce, La secondo me è gente lo anche giusto capisce, questo. e per me è giustissimo, mi affezionerò ancora, però ho avuto tante delusioni, perché quando ti affezioni, poi dopo non tutti la prendono sul serio, anche in amicizia. Senti, questa bellissima e certe volte bruttissima storia, che alla fine ha avuto un finale bellissimo, che futuro vi aspettate? Che futuro ci aspettiamo? È una bella parola. Sicuramente dobbiamo ancora combattere, deve crescere l'attività, se Dio ci vuole aiutare. E un giorno arrivare a un bambino, una bambina che io Ecco, questa è la desidero. domanda che volevo porti. Sì, perché per Quindi, completare proprio, perché a volte in una casa ci si sente soli. senti, oggi abbiamo detto in anticipo nella mia introduzione, appunto iniziale, che quella di oggi è una giornata particolarmente per la donna. Ecco, c'è un messaggio che vorresti mandare a una donna, diciamo, una donna normale che ha avuto un suo percorso, però anche a donne che come te hanno avuto dei problemi e che poi hanno superato. Tu ce l'hai fatta, insomma. Ce l'ho fatta e sto ancora combattendo per superarle. Che dire a voi donne, donne, io ho anche una mamma che ancora oggi combatte, soprattutto alle mamme che fanno tanti sacrifici. Non fermatevi mai, siete sempre forti e orgogliosi dei vostri figli, perché nel bene e nel male siamo figli e non abbiamo chiesto mai a nessuno di essere messi al mondo. E che dire, siete sempre sorridenti e felici della vita, anche se la vita molte volte dà dei brutti scherzi. Ma voi donne siete più forti degli brutti scherzi. Invece oggi vogliamo congedarci, chiudere questa nostra trasmissione e ti vogliamo consegnare un omaggio, un piccolo omaggio di un avviatissimo negozio di fiori, le Sorelle dei Fiori, che si trova a Dragoni, a pochi chilometri dai Piedimonti Matesi, dove, beh, e adesso ti viene consegnato dal nostro regista Grazie. e ovviamente, L'ultima cosa che volevo ricordare è che certo. io 2014 ho
Vinsi come Miss Transitalia. È una domanda che volevo Sì, farti, sì. sono stata sempre molto amata dalle passerelle. Sono stata, il concorso, non lo so, mi piace tanto. È come quando tu sfidi te stessa, ti lasci andare su una passerella. E ho avuto sempre questo sogno di passerelle. Per 2 volte mi è venuta bene, altri anni ho provato, non ci sono riuscito. Il 2014 sono diventata Miss Transitalia. E il 2019 sono diventata Miss Trans Europa. Vuoi aggiungere altro? No, sono emozionata come sempre, come il primo giorno che ho lasciato la prima intervista. Per me è sempre una novità. Lascio un grande abbraccio anche all'associazione Trans Napoli, che ci ha aiutato in tutto, mi ha aiutato in tutto questo percorso e aiuta tanto a tutte queste ragazze come me, che ancora oggi soffrono e vogliono arrivare a una vittoria. La nostra trasmissione termina qui, non prima di aver fatto gli auguri a tutte le donne, grazie ad Alessia ed in bocca al lupo per il suo atelier di Aversa che vi invitiamo a visitare. Un grazie anche alla regia e a voi che ci seguite sempre più numerosi da casa. Sigla!